Allora? Al prigioniero esistono diritti,
i prigionieri, i famosi ostaggi di Hamas, come erano usciti dai famosi tunnel di cui tutti hanno paura, in buona salute, sorridenti, che davano la mano ai combattenti. E come escono i prigionieri palestinesi dopo la detenzione israeliana? Quasi senza anima. Avrebbero preferito morire che continuare questa vita senza sentimenti, senza vedere il proprio futuro. Avrebbero preferito morire che continuare a ricordare quelle torture che hanno subito in quelle celle. Se tu non mi dici chi è questo o quello, io ti ammazzo tutta la famiglia. Ma quale diritto internazionale? Ma quale convenzioni? Ma di cosa stiamo parlando? Nazione Unite di qua, Nazione Unite di là, e dei palestinesi! E dei palestinesi! Ve lo dico io, quando una
Grazie, grazie, grazie anche a voi. Ormai col passare dei giorni e dei mesi abbiamo contato più di noi. Di Gaza, anche lui è stato arrestato per lunghi mesi, vengono trattati
dir da cane, qui poco fa erano gli animalisti, che è tutto il rispetto per gli animali, e questi medici, parlamentari, universitari, politici, intellettuali, palestinesi, venivano e vengono ancora trattati, non dico di animali, ma peggio degli animali. Ma non solo questo, ma gli stessi ministri di Netanyahu, tra Smotrich e Ben-Gvir, hanno descritto tutti i palestinesi che sono dei scarafaggi, sono delle bestie. Ma se i loro governi, i loro ministri descrivono i palestinesi come scarafaggi, come bestie, figuriamoci come vengono trattati i prigionieri palestinesi. E per paragonare le due situazioni, la situazione dei prigionieri israeliani, degli imani della resistenza palestinese, al loro rilascio, cosa hanno dichiarato? Come si sono comportati? In che situazione si trovavano? E allo stesso tempo i medici palestinesi che vengono rapiti dal luogo di lavoro dell'ospedale o Shifa o Khan Younes o del Bar, li hanno spezzati mani e braccia. Queste sono dire nazifascisti è poco, dire disumani è poco, nessun rispetto per gli umani. Uccidere e bruciare nelle tende donne, bambini, anziani senza pietà. E tutto questo dalla nostra mainstream non viene parlato, non viene annunciato, non viene riferito nessuna notizia, perché la vittima è palestinese. Noi siamo qui perché siamo solidali con il popolo palestinese, perché siamo solidali con la sua legittima resistenza, perché siamo per un cessate immediato, per la fine del colonialismo, per la fine della guerra, per una Palestina libera! من اسمك تعرف
liquidare la causa palestinese, ma sempre uscito vincente.
che non hanno letto probabilmente queste mass media, la storia, perché la storia dice qualsiasi persona, qualsiasi popolo fino adesso che ha lottato e è stato sconfitto. Ma figuriamoci che il popolo palestinese, che è un popolo tenace, è un popolo talmente forte, non si rassegna mai e va avanti con la sua lotta fino alla sua vittoria. Questa è una promessa a noi e anche ai nostri figli, e questo è il nostro testamento a tutte le persone libere, a tutte le persone che capiscono, che hanno la coscienza. Noi non abbiamo bisogno di quelle che di alto livello, quelle che nella poltrona che sono seduti e soltanto che aiutano il sionismo e aiutano l'ingiustizia e danno armi a Israele, forniscono dei miliardi, forniscono tutto quello che vuole come Israele e piangono allo stesso momento, povera Israele che è minacciata della sopravvivenza. Allora quella sopravvivenza che volete per Israele e la sicurezza, dovete cercare la sicurezza del popolo palestinese. Questo è quello che deve essere fatto, la sicurezza e la difesa del popolo palestinese. Il popolo palestinese ha il diritto, come dite voi, che Israele ha il diritto dell'autodifesa, ma allora anche il popolo palestinese ha il diritto dell'autodifesa, ha il diritto della sua resistenza, come è stato sancito in tutti i libri e tutte le leggi che internazionale, qualsiasi popolo che viene occupato ha il diritto di lottare, ha il diritto di usare tutti i mezzi per la sua libertà. Questa l'avete già scritto voi, non l'abbiamo inventato noi, l'avete detto voi, l'avete scritto nell'ONU, l'avete scritto in qualsiasi parte, nei vostri libri, nei vostri leggi. Andate a leggere, andate a vedere, sfogliare le pagine, quello che avete scritto voi. Ma invece quando tocca al popolo palestinese, immediatamente viene definito terrorista. Viene terrorista questo il popolo che lotta per la sua lotta, per il suo diritto, per tutto quello che lui, voi avete fatto, avete rubato tutto il suo diritto. Ma per questo motivo che noi diciamo insieme a voi che questa lotta di un popolo vivo, di un popolo che non morirà mai, perché la sua resistenza è una resistenza sacrosanta. Se qualcuno che vuole proprio tappare le orecchie o non vuole vedere o non vuole sentire, noi insieme a voi, anche gli studenti, i lavoratori, li faremo anche sentire. Prima o poi ammetteranno, prima o poi pentiranno di quello che hanno combinato al popolo palestinese. Quanti palestinesi che avete ucciso, quanti palestinesi ancora volete uccidere? Quello che sta succedendo a Gaza è una storia, è una vergogna di questa epoca, è una vergogna di questo tempo. E insieme a voi che noi alziamo la voce per dire basta, anche come anche le donne che ieri hanno fatto proprio caioli, per dire basta di questi massacri, basta di quello che sta succedendo proprio in Palestina. Israele questi giorni ha dato proprio l'ordine a Khan Yunis di 250.000 di evacuarsi proprio che nella loro quartiere. Dove vanno questi qua? Dove andranno? Perché loro hanno l'intenzione di distruggere la base al suolo di tutti i loro villaggi, chissà quale programma, e ancora dobbiamo assistere. Non sappiamo assolutamente quanti massacri ancora vogliono fare. Loro non hanno voluto entrare proprio a Rafah, ma ogni giorno uccidono di media 100-150 persone. Allora questi cosa sono? Questi sono massacri o non sono massacri? Genocidio o non è genocidio? Cos'è questo, quello che sta succedendo a Gaza? Non dimentichiamo anche Cisgiordania, abbiamo sentito a Jenin, già oggi che sono 8 morti proprio a Jenin, ieri anche altrettanto, ogni giorno proprio anche distruggono l'infrastruttura.
Non solo questo, impediscono alla gente di andare alla moschea, proprio di Al-Aqsa, per fare la preghiera. Dove siamo? Se l'avessero fatto i palestinesi a impedire qualcuno, sarebbero stati antisemita, sarebbero stati proprio razzisti. E invece loro, quelli che sono proprio che dovrebbero essere semita e poi antisemita, non si capisce assolutamente di quale razza sono, ma è questo quelli che loro che fanno non sono assolutamente, vengono definiti come noi che veniamo definiti, o i nostri sostenitori che vengono definiti. Questa è l'ingiustizia in questo mondo, in questa epoca. La storia scriverà che questa è la vostra sconfitta in questa epoca. In questa epoca è una sconfitta dell'uomo e del diritto dell'uomo, quello che voi avete parlato e state parlando giorni e notte di questa roba qua. Ma dove? Questo soltanto scritto in pagine e nei libri, senza neanche leggerle, senza neanche guardarle. La nostra resistenza andrà avanti insieme a voi, insieme a tutte le persone libere, fino alla vittoria, fino alla vittoria, fino alla vittoria, fino alla vittoria, fino alla vittoria. Yeah.
Ancora una volta, governo Meloni non riconosce lo Stato di Palestina. E per l'ennesima volta ci viene dimostrato che questo governo è solo uno sporco alleato degli USA. Cani di Israele! Vergogna! Vergogna! Nel momento in cui il popolo italiano si unisce e raccoglie delle firme per riconoscere lo Stato di Palestina, arriva il governo Meloni, cosa ci dice? Noi non vogliamo più riconoscerlo. Vergognoso governo, cane di Israele, con le mani sporche di sangue. Un giorno anche questo governo lo vedremo al nuovo processo di Norimberga con Netanyahu e tutti i suoi alleati! Israele criminale! Israele criminale! Palestina immortale! Distruzione, fame, devastazione, rioccupazione, pulizia etnica. Chiamiamola con questi nomi, non chiamiamolo conflitto. Chiamiamola pulizia etnica, rioccupazione, genocidio, devastazione. Usiamo i termini giusti. E lo sapete a che cosa è contrapposto dall'altra parte? Fratellanza, unione, pace, libertà e soprattutto resistenza. E questo è il popolo palestinese! È un popolo che resiste! Israele criminale! Israele criminale! Israele!
Un messaggio alle persone che stanno guardando dalle finestre, alle persone sedute nei bar che fanno questa domanda: ma cosa fanno questi ragazzi, questi uomini, donne,
in questo pieno state, piuttosto di stare sulla spiaggia o in Sardegna o in Liguria, cosa fanno? La nostra risposta, noi come persone abbiamo scelto da che parte stare. Di fronte al genocidio in corso in Palestina, nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, abbiamo scelto di scendere in piazza, di fare il nostro corteo settimanale, facendo anche noi la parte nostra del sacrificio, mentre Israele e l'Occidente che sta dietro, che finanzia, che aiuta in tutti i modi possibili con l'invio di armi, di munizioni, di F-16, di Apache, di tutto ciò che aiuta a sterminare i bambini palestinesi, abbiamo scelto di scendere in piazza per dire no alla guerra, no al genocidio, per chiamare per la fine del genocidio, la fine dell'occupazione illegale in Palestina, per l'autonomia, per l'autodeterminazione del popolo palestinese. Qualcuno dice, ma i palestinesi che sono andati a Oslo più di 30 anni fa e sperando di aver risposto a tutti i requisiti, rinunciando a circa l'80% dei territori palestinesi, in cambio cosa hanno avuto? Un calcio nel sedere, ma non solo, scusatemi per il termine. La Cisgiordania, che era abitata da circa 200.000 coloni e 30 anni fa, oggi è abitata da più di 1 milione di coloni. La Cisgiordania non c'è più una continuità geografica, ormai i coloni sono dappertutto, le colonie sono dappertutto, la Cisgiordania, le risorse idriche, l'agricoltura, l'olivo, tutto viene rubato dai ladri nazisionisti. Per cui noi, e quando scendiamo nelle piazze per trasmettere, per far conoscere le sofferenze che il popolo palestinese è costretto a vivere, e grazie al vostro appoggio, all'appoggio del nostro governo, all'appoggio della NATO, alla continua fornitura bellica di tutte per sterminare i palestinesi. Perché siamo scesi nelle piazze? Perché abbiamo voluto sacrificare del nostro tempo? Anche noi vogliamo stare a casa o sul mare o in montagna, però come facciamo da umani, mentre i nostri fratelli vengono massacrati, vengono sterminati? Non possiamo vivere in libertà senza la loro libertà, in dignità senza la loro dignità. Per cui noi continueremo la nostra mobilitazione. Il governo israeliano l'altro ieri ha approvato il progetto di furto, va chiamato col proprio nome, il progetto di furto di territori palestinesi per creare nuove colonie in Cisgiordania e lo sterminio. Ma non è solo a Gaza, perché qualcuno pensa che Gaza fosse un altro continente, e tra Gaza e Cisgiordania una distanza di mezz'ora di tempo, però per arrivarci bisogna fare il giro del mondo,
non ci si può arrivare. Ormai c'è una discontinuità geografica tra Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Il nostro governo, che continua a mantenere forti rapporti con il governo Netanyahu, che continua a mantenere forti rapporti economici, intellettuali, politici con Israele, mentre noi abbiamo scelto da che parte stare: stare con gli oppressi, con i palestinesi, con le vittime, con i bambini, con le donne, con gli anziani, che in ogni momento più di 80.000 tonnellate di esplosivo sono cadute sulla Striscia di Gaza. Ma la Striscia di Gaza di quanto è? Sarà come il Brasile, o come l'Italia, o come la Svizzera? La Striscia di Gaza, tutta la Striscia di Gaza, abitata di meno di 2,5 di milioni di abitanti, è più piccola di Genova, 365 chilometri quadrati che vengono bombardati giorno e notte, in ogni momento cadono i missili, le bombe, uccidendo e bruciando, sterminando innocenti civili, bambini, donne, anziani palestinesi. Il nostro appello alla nostra gente, ai nostri cittadini, ai nostri amministratori, ai nostri politici, al nostro governo, di rendere conto di quello che stanno facendo, della brutta e cattiva alleanza tra il nostro governo e quello nazi-sionista di Netanyahu, di Smotrich, di Ben Gvir, dei fascisti israeliani. Noi continueremo la nostra mobilitazione, continueremo la nostra lotta, il nostro supporto, il nostro sostegno alla legittima resistenza del popolo palestinese, perché una legittima resistenza va sostenuta con tutti, con ogni mezzo. E concludo: davanti alla politica di Netanyahu di affamare i cittadini gazzawi attraverso l'embargo stretto, la chiusura del valico di Rafah, del valico Karim Abu Salem, del valico Erez, di non far passare nulla se non con le gocce, con il contagocce. I palestinesi nel nord di Gaza stanno morendo dalla fame, per cui il nostro appello: martedì prossimo partiremo per l'Egitto per fare acquisti di aiuti umanitari. C'è un spiraglio, una possibilità, che facendo gli acquisti della Cisgiordania attraverso il valico Karim Abu Salem potremmo far entrare alla Striscia di Gaza pacchi viveri, latte per neonati, aiuti umanitari. E questo compito è del nostro governo, un governo vigliacco, corrotto, fascista. Il nostro governo ha il dovere di non mandare armi, di mandare aiuti umanitari, medicinali, latte per neonati, di ristrutturare
al collasso totale, perché Israele ha bombardato tutti gli ospedali a Gaza. Noi come associazione, noi come liberi cittadini, come esseri umani, noi accettiamo che i nostri amici, i nostri fratelli nella striscia di Gaza muoiono dalla fame. Noi facciamo la nostra parte, noi siamo sensibili, noi siamo umani, noi accettiamo che questo sterminio va avanti. Il nostro appello a tutti voi di mantenere forte la vostra solidarietà, di continuare la mobilitazione per una Palestina libera! Qui a fianco
di questa mia festa del perdono le università. Negli anni 70 c'era il movimento studentesco italiano. Quando entravamo di questa porta qui, al di là, a quell'epoca trovavamo le bandiere palestinesi dappertutto, perché il movimento studentesco ha preso a cuore. Da quell'epoca è stata registrata nel vocabolario la parola più importante nel mondo, Fidayin. Fidayin, entrata nel vocabolario internazionale grazie a questa via, grazie al movimento studentesco, perché quando è accaduta la guerra o lo scontro, quei pochi Fidayin che erano al Karame nel 1968, esattamente il 21 marzo, che erano 300 persone, sono riuscite a vincere quella guerra o quel scontro tra l'esercito israeliano, che erano 12.000 soldati israeliani che sono entrati nel villaggio di Al-Karame, in Transgiordania. Hanno dovuto gli israeliani ritirarsi e lasciare anche i loro carri armati, i loro persone lì. I Fidayin a quell'epoca hanno portato proprio i carri armati bruciati, l'hanno messo proprio che al capitale di Amman, nel centro di Amman. L'abbiamo visti, abbiamo visto che persino i loro soldati dentro, legati con le catene per non scappare, erano bruciati dentro. Purtroppo non è una cosa allegra, perché loro l'hanno tenuta anche dentro il loro esercito, legato con le catene. Io quell'epoca ero ad Amman e l'avevo vista, come l'hanno viste migliaia e migliaia di persone, hanno visto la natura dell'esercito israeliano. Per questo motivo, e questa parte qua, anche quando qualche settimana fa gli studenti hanno occupato dentro proprio che l'aula, o le persone, cioè, che si dovevano cambiare o per fare l'embargo proprio che Israele a livello culturale, a livello di rapporti con l'università, mi ha fatto ricordare quell'epoca davvero, quando si entrava dentro e proprio con tutto lo slogan del popolo palestinese a fianco della resistenza armata palestinese. A quell'epoca c'era qualcuno, magari non credevano all'armata e alla resistenza palestinese, ma quell'epoca era veramente la rivolta del popolo palestinese ovunque, in Libano, in Giordania, sotto l'occupazione del 1967, quella che proprio che una data storica del popolo palestinese nella sua resistenza dal 1965, è una lotta armata ben organizzata in tutte le sue frazioni, che sono stati a quell'epoca moltissimi martiri che sono morti per la Palestina, tuttora che ancora che stiamo in lotta con la resistenza palestinese, quella che è proprio che era la sfida della resistenza palestinese. Da quell'epoca fino ad oggi non è mai stata sconfitta la resistenza palestinese, perché come dicevo prima è un popolo tenace, è un popolo che non lascia assolutamente. Questa parte qua, l'università proprio che di Milano, la festa del perdono, dove non dobbiamo assolutamente
dimenticare, dobbiamo raccontare la storia già scritta qualche giorno fa con un libro di Mario Capanna, che lui era proprio qua un leader del movimento studentesco, ha scritto nella sua, in suo libro che quell'epoca è un'epoca del Fidayin e della resistenza palestinese che è ancora tutta viva e ancora tutta sta andando. Per questo motivo chiederò a tutti voi di fare un minuto di silenzio per ricordare tutti i martiri, tutte le persone che sono morte da quell'epoca fino al giorno di oggi. Thank you.
non vede nessun patatino di me! Gaza! 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 Free, free Palestine! Free, Palestine! Free, free Palestine! Free, Palestine! Lamps, Mike. Aggiungiamo due parole, perché l'intervento di Kader ricorda e fa uscire dal passato delle strade che sono di dolore, sono di rabbia, sono di violenza subita, ma sono anche di lotta, perché vanno ricordate tutte le resistenze. Il 12 dicembre del 1970, nell'anniversario della strage di Piazza Fontana, il governo democratico italiano aveva deciso di vietare ogni manifestazione e di scatenare tutta la sua violenza contro chi protestava. Io ho la fortuna di essere tra i compagni che c'erano in piazza quel giorno. La polizia, inseguendo dei compagni, si abbatté su questa piazza. Ce la siamo venduta bene la pelle quel giorno. La tragedia che purtroppo, non riuscendo a sfondare lo sbarramento, spararono il candelotto all'altezza d'uomo e il compagno Saverio Saltarelli venne ammazzato in fondo a questa via. Perché Saverio rimane un segnale di resistenza, lui come tutti gli altri che sono arrivati dopo. Attenzione, lo dico apposta e lo sottolineo apposta anche per quei pochi giornalisti quanto pare sensibili e democratici che prima erano qua in piazza a fare le interviste. La resistenza palestinese non è la balena bianca che stiamo difendendo, non è quella cosa strana a cui ci siamo affezionati, non si capisce perché, forse una forma strana di razzismo per cui difendiamo quelli di un popolo più povero. No, no, la nostra solidarietà internazionalista, siamo a fianco dei palestinesi perché c'è una resistenza di un popolo che dura 75 anni, l'unica resistenza che dura 75 anni e ancora oggi resiste, ancora oggi si alzano le armi, i sassi, i corpi del popolo palestinese contro la violenza sionista. E questo è un segnale grande, è un grande insegnamento di libertà per cui dobbiamo recuperare tanto il senso della dignità, dignità che non ha nessun altro in questo paese, dignità che non ha questo governo di fascisti, postfascisti, parafascisti, para quello che vogliamo, ognuno ne aggiunga per progettino, perché non si tratta di dignità, si tratta di servilismo. Si sono messi a quattro zampe a leccare le mani del padrone americano, si sono messi a quattro zampe a leccare le mani del popolo, del governo genocidio israeliano. Questo è il governo Meloni. Quei giornalisti di prima chiedevano a me, vorremmo fare una domanda provocatoria, siamo pronti a tutto. Parlate pure il 7 ottobre, siamo pronti, non abbiamo nulla da nascondere davanti a nessuno. E invece ci hanno chiesto, senza alcuna ironia nei loro confronti, cosa ne dite del governo Piantedosi? Grazie. Cioè, cosa ne... Ci sarebbe da ridere questi mezzuomini che decidono la sorte di un popolo, che si permettono di dire che qua c'è l'antisemitismo per coprire la responsabilità di quella pentola di merda fascista che hanno scoperchiato le indagini, quella merda fascista che è elemento di struttura ideologica del partito maggioranza di governo. Non sono più fascisti che abbiamo conosciuto negli anni 70, si sono modificati, la Russia è sempre quello, il cuore è sempre quello, ma si sono modificati. Adesso hanno scoperto la parte peggiore del fascismo, il liberismo, per cui ancora più schifosi, da una parte servi, servi del potere economico, dall'altra parte in cui il loro aspetto securitario, negri, ebrei, perché questi dicono queste cose, questo è il loro concetto. Ai giornalisti democraticamente abbiamo ribadito che noi ogni volta diciamo questa è una piazza antifascista, è una piazza antinazista, è una piazza che ricorda l'olocausto, l'olocausto che quelli della mia generazione e tutti i compagni sinceri democratici fino ad oggi ricordano come la più grande tragedia dell'umanità. Ma questo mai più, questo giusto mai più, non vale solo per Israele, vale per il popolo palestinese, vale per tutti i popoli del mondo che si ribellano con il loro diritto alla difesa. E questo è un aspetto di valori,
è un aspetto valoriale, è un aspetto che abbiamo nel cuore e nel cervello. Dico anche il cuore, perché senza empatia umana non andiamo da nessuna parte, non andiamo da nessuna parte. Io spero che ancora tutti noi rabbrividiamo a vedere cosa succede in Palestina. Ieri, non vedo più i giornalisti, 5 giornalisti ammazzati. Ma sarà un caso? Non è che per caso qualche porco assassino con la divisa dell'IDF non vuole che ci siano testimoni che riprendano teste spaccate di bambini, corpi bruciati, l'esodo di 250.000 persone che si spostano in attesa di che cosa? Di essere bombardati da qualche porco che guida un aereo, che guida un drone, che spara qualche missile telecomandato, perché di questo stiamo parlando. Vado a chiudere. Noi prima di venire qua, una quarantina, cinquantina di compagni e compagne, amici, amiche, sorelle e fratelli, siamo stati al McDonald's di Piazza Duomo. Ci siamo messi davanti. Abbiamo aperto uno striscione, stop genocidio, boicotta Israele. Abbiamo solo e non fatto altro che parlare la lingua della verità. Abbiamo parlato di 43.000 morti, di 21 bambini di cui Amnesty International o Save the Children, non mi ricordo, sono dispersi. Cosa vuole dire dispersi? Cosa vuole dire dispersi? Sono le stesse ossa che si trovano nelle fosse comuni, le stesse ossa calcinate sotto il sole o sotto il piombo fuso, la gente che vive sotto una strage. Questa è la lingua della verità. E siamo partiti in 40 e siamo tornati in 100, perché tutti i ragazzi immigrati che erano in piazza con noi ci sono venuti dietro. La polizia ha abbassato la testa, ha detto ok, vi fate il Duomo un'altra volta, perché l'altro giorno ci siamo tornati, l'altro giorno con tanti amici e amiche in qualche Instagram, non lo so, delle cose, non le frequento, c'è stata una convocazione, siamo messi in Duomo, anche là c'è stato un flash mob, a parte il fastidio per questo termine, però c'è stato un flash mob, si è figurati gli assassini per terra, con le bandiere, col sangue, abbiamo gridato slogan, abbiamo parlato alla gente e la gente batteva le mani, tranne qualche piccolo pezzettino di merda provocatore o per ignoranza, basta parole, lo so, mi fa dire le parolacce, ma io mi incazzo, lasciatemi incazzare, per cui basta parolacce, quello vuol dire, finito, siamo partiti, siamo arrivati qua, questo è il senso della solidarietà. Permettetemi l'ultima parola, una roba di cui parlo io, che ho nel cuore come tutti le mie compagne e i miei compagni, questa cosa ha comunque creato un vincolo di rapporto, di affetto, di reciprocità con tutti quanti noi, e questa è una cosa che i fascisti non ci possono togliere, perché abbiamo sempre la Palestina nel cuore. Grazie a tutti quanti voi.
Grazie a tutti. Salve a tutti. Oggi voglio portare in questo 38esimo sabato un altro aspetto della complicità del governo Meloni col genocida Netanyahu. L'altro aspetto della complicità è quello della repressione. Della repressione contro chi solidarizza e si batte per la resistenza palestinese. Sto parlando di Anan, Ali, Mansour, rinchiusi nel carcere dell'Aquila col 41 bis, per intenderci, accusati di terrorismo solo per aver solidarizzato e difeso la lotta e la resistenza del popolo palestinese. Ma questo governo va oltre, colpisce anche chi, lavoratore, studenti, si batte al fianco della resistenza del popolo palestinese. In particolare ricordo a questa piazza, che conosce molto bene, il foglio di via per un nostro compagno, Sebastiano Lamera, operaio della Tenaris Dalmine, che è intervenuto in quasi tutte le manifestazioni che ci sono state nei sabati per la Palestina e che insieme a tanti altri il 25 aprile aveva contestato quella piazza che ha negato la parola alla resistenza del popolo palestinese.
la giornata della liberazione, della liberazione di questo paese dal nazifascismo. Ebbene, anche altri vengono colpiti, come Karim Descobas a Bologna, ma come agli studenti e tanti altri che hanno manifestato. Questo ci dice che la miglior forma di solidarietà è essere a fianco di questi nostri compagni contro la repressione di questo governo, contro le politiche di collaborazione con il genocida Netanyahu. E quindi dobbiamo far sentire forte la nostra vicinanza a questi compagni. Oggi in contemporanea c'è una manifestazione per Ananna di El Mansur a Roma e l'11 ci sarà l'udienza per decidere se li devono estradare o no. E da questo punto di vista però bisogna fare e costruire anche un fronte unito per far rimangiare i provvedimenti e la repressione che colpiscono gli altri in solidarietà con la resistenza palestinese. Quindi una lotta unitaria contro i fogli di via, contro la repressione e contro gli attacchi a chiunque solidarizzi con la resistenza palestinese. E noi come promotore siamo d'accordo, siamo a fianco di questi tre ragazzi che avranno il processo l'11. Noi siamo tutti vicini a loro e auguriamo che le cose che vanno completamente bene, sì, da quella parte, che vengano liberate al più presto possibile. Amici, compagni e fratelli, mi hanno detto abbiamo ancora un minuto per questo bellissimo intervento, che significa anche che dobbiamo diritto lottare per il diritto di manifestare dove vogliamo, quando vogliamo e quanto tempo vogliamo, e questo è importante nel nostro percorso che vogliamo fare, come ci hanno detto prima Muhammad Hanun e anche Khadir, per i prossimi settimane, mesi, finché c'è l'occupazione della Palestina e di Gaza, il diritto di manifestare. Volevo farvi vedere questa foto. Ieri e l'altro ieri ho portato un pezzo della lotta di solidarietà con la resistenza palestinese in montagna. Sono stato, quando ho andato a Lecco, in fondo di Lecco, dalla Val Sassina vedete una montagna che è il Pizzo dei Tre Signori, una montagna simbolo delle Orobie e della Val Sassina. L'obiettivo era portare in cima la bandiera palestinese, metterla lì e lasciarla lì per sempre. Cosa è successo? Nel rifugio ho parlato con la rifugista, ha anche detto una bella idea, però mi mancavano i pezzi, gli attrezzi. Lei ci ha regalato i pendelli, insomma, quindi il rifugio ha dato il suo sostegno. Arriviamo alla bocchetta dell'inferno, così si chiama questo posto, e scopo che c'era tantissima neve, non riuscivo a salire senza i ramponi. Sono venuti due studenti di Milano, avevano i ramponi, ho detto a loro guardate, la bandiera lì dove l'ho messa va bene, però sarebbe meglio in cima, questo è l'obiettivo, e mi hanno detto li portiamo noi, e così questi due studenti hanno portato e fissato la bandiera palestinese in cima al Pizzo dei Tre Signori, e mi hanno alla fine mandato questa fotografia del Pizzo dei Tre Signori. Viva la resistenza palestinese! L'altra volta il Gesta Cairoli ha concluso il nostro presidio Silvia per cantare una canzone per la resistenza palestinese, e l'abbiamo anche l'altra volta, l'abbiamo detta, non deve assolutamente mancare in ogni volta che c'è un corteo o un presidio, per questo motivo che lei, rimasta fedele, è venuta e sentiremo la sua voce. Grazie.
grazie a voi. E viva la resistenza palestinese, c'è stato il fuoco! Soldati israeliani, disertate! Ai soldati israeliani perché disertino! Dico questo, anzi spero che loro dicano questo. Piena facoltà! Egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato la vita, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità per le strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Pace subito! Dai, va bene. Adesso però dobbiamo far esplodere questa piazza di resistenza. Ok, cantate insieme a me. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Grazie, grazie, grazie ancora Silvia, grazie davvero. Come nostro solito, concludiamo col Mowtony e dopo la conclusione vi prego di lasciare il posto il più veloce possibile, mi hanno detto di dirvi questo. Ma prima di iniziare con Mowtony, ci tengo a dire due frasi.
Noi non dimenticheremo. Noi non dimenticheremo. Non dimenticheremo il padre che ha dovuto raccogliere i pezzi dei propri figli bombardati quella notte. Non dimenticheremo quella madre che ha dovuto piangere tutto il giorno dopo aver perso la sua famiglia. Non dimenticheremo quel bambino che in uno sguardo distrutto guardava i suoi genitori uccisi davanti a lui. Ma راح ننسى. ما راح ننسى أطفال غزة. ما راح ننسى نساء غزة. ما راح ننسى رجال غزة. Noi non dimenticheremo. Noi non dimenticheremo i suoi uomini, le sue donne, i suoi bambini. Noi non dimenticheremo. Noi non dimenticheremo quella madre che prima di seppellire i suoi figli urlava al mondo: sono morti e affamati. Noi non dimenticheremo quel padre distrutto in ospedale che prendeva il bambino ucciso contro le proprie mani dicendo: questi sono i vostri obiettivi a Israele. Noi non dimenticheremo queste vite umane. Non dimenticheremo, non dimenticheremo, non dimenticheremo quel bambino davanti alla fotocamera con le lacrime agli occhi alla domanda: hai fame? Rispose no. Preferisco non mangiare ma dar da mangiare a mio fratello piccolo. Non dimenticheremo quelle famiglie uccise da quei pacchi viveri caduti su di loro. Noi non dimenticheremo quel ragazzo che ha percorso 12 chilometri per prendere un sacco di farina per poi tornare con proprio fratello all'interno di quel sacco. Noi non dimenticheremo. Yahasa! Noi non dimenticheremo. Ricordatevi che quando dico 37.953 persone uccise, sono storie da raccontare, sono anime, vite perdute, sogni distrutti. E questa è una promessa che noi non dimenticheremo. E con questo, e nonostante tutto questo, Gaza ci ha insegnato la resistenza, Gaza ci ha insegnato la resilienza, Gaza ci ha insegnato cosa significa esistenza. Quella bambina che tra le macerie trovò un vestito di una sposa e se lo mise con la speranza di vedersi in un futuro felice. Noi non dimenticheremo quei matrimoni che facevano in quei campi profughi. Noi non dimenticheremo i loro sorrisi, i loro balli, nonostante la guerra, nonostante il genocidio, loro continuano a vivere. E una cosa dico, noi impariamo dalla storia e impareremo dall'Algeria, la terra del milione dei martiri. Ieri abbiamo ricordato questo giorno. Ieri era l'Algeria, un giorno sarà la Palestina. Tutti uniti fino alla vittoria! Palestina libera!
La prossima.